dal mondo si è accorto che c'è un mezzo che lo sta cercando, di giorno, per attirare la sua attenzione, ha attirato la boetta fumogena. Correttamente, guardate come si sposta il fumo. Quindi lui ha fatto sì che il vento gli soffasse sulle spalle, vento non devo dire, e quindi il fumo non gli andasse in faccia. Ha permesso quindi alla vedetta di individuarmi il prima possibile e da qui poi. Questi sono momenti molto difficili, spesso purtroppo si vedono anche in TV i soccorsi alle barche di migranti, perché in quel momento chi è sulla barca, chi si sente in difficoltà, chi ha problemi, cerca di salire subito, fa movimenti sbagliati che spesso lo portano a cadere in acqua. Qui il nostro personale è attrezzato, questo mezzo ha anche quella cintura che diceva l'ammiraglio Dellucci, che in casi particolari li tiene lungo i bordi, così come anche le nostre vedette hanno questa dotazione. Quindi, hanno tra... Procediamo allo sbarco. Alternativa, secondo me, è il punto di fatto, con la simulazione al